Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Vi faccio questo video di Gusta Box di giugno con estremo ritardo, ma perché come sempre qui il tempo è veramente tiranno. E pensavo andasse meglio, nel senso che finita la scuola, finite tutti gli impegni, invece gli impegni si riproducono lo stesso, nonostante sia estate, quindi è veramente complicato incastrare il tutto e soprattutto trovare quei 2 minuti di tempo in cui sto da sola per poter fare il video, perché se no qui è veramente il caos totale globale e quindi questa cosa mi inibisce, cioè fare video in tutta quella confusione è veramente difficoltoso e quindi rimando sempre, e questo praticamente ormai sono diversi giorni che l'ho rimandato, ma non trovavo veramente 2 secondi di pace, quindi oggi approfitto al volissimo e ve lo faccio vedere. Non l'ho nemmeno guardato bene. L'unica cosa che ho notato, che poi vi farò vedere, è che purtroppo un pacco di pasta si è rotto, quindi ci sono tutti gli spaghetti spezzati nella scatola. Ho fatto delle foto, poi casomai le manderò a The Gusta Box, magari per mail. Mi rendo conto che può capitare, perché sono delle confezioni sicuramente in materiale magari compostabile, quindi più facilmente si rompono, perché poi magari a contatto con confezioni in cartone, quindi che hanno degli spigoli, quelle si rompono veramente facilmente, quindi lo comprendo, però vabbè, sono rimasta un po' così quando ho visto tutti gli spaghetti sparsi nello scatolone. Allora, per quanto riguarda il cartaceo, abbiamo questo, diciamo, volantino della Eridania, che appunto ci parla del dolcificante, quello a base di stevia che io principalmente utilizzo ormai da tempo, e in più dentro c'è una bustina di tisana a freddo, viola, liquirizia e vaniglia, che proverò con molto piacere. Questo invece appunto è il leaflet di questa pasta di Gragnano e c'è uno sconto del 15%. Ero molto, infatti sono curiosa anche di assaggiarla, peccato che insomma una parte purtroppo è andata spezzettata. Poi abbiamo qui, c'è una ricetta di salmone con questo aceto balsamico. Qui praticamente ci fa vedere tutti i prodotti che c'erano nella box con i vari prezzi al pubblico, e qui c'è un'altra limited edition che è una Degusta Box Cold, quindi sicuramente prodotti che andranno in frigo, e mi incuriosisce questa cosa, nel senso come sarà impacchettata. Allora, andiamo a vedere bene cosa c'è dentro. Abbiamo un couscous 100% di grano saraceno, quindi ovviamente senza glutine. E io il couscous lo uso un sacco, mi piace veramente tanto. Qui c'è anche una ricetta con sgombre e olive. Mi piace farlo molto spesso con le verdure, soprattutto in estate, perché è comodo, perché in 5 minuti praticamente è pronto. Quindi il couscous mi piace un sacco. Poi abbiamo queste cosettine che sono curiosissima di provarle, che quasi quasi oggi me le porto al lavoro come snack: lenticchie al peperoncino di Pedon, e qui abbiamo ceci ed edamame con semi di zucca e girasole. Questi snackini così mi piacciono un sacco, da tenere anche in borsa per qualche attacco di fame. Allora, questi per esempio io li conosco, sono delle schiacciatine con semi di girasole che le ho trovate nella macchinetta che c'è in ospedale, quindi ogni tanto se mi capita di avere un attacco di fame mi prendo questi, e in effetti sono veramente molto molto buoni, mi sono già piaciuti, quindi questi sono buonissimi. Qui abbiamo delle tortillas di mais blu. Non le ho mai provate, quindi le provo con molta curiosità. Della Mad by Farmer Vintage Tortillas, molto interessanti. Poi abbiamo i mini Oreo, eccoli qua,
questi già li ha puntati Sofia. Ci sono due bottigliette di Estate Bio alla pesca e al tè verde. Anche queste le metto subito in frigo perché appunto anche queste sono comode da mettere nella mia borsettina termica per quando vado al lavoro. Qui invece abbiamo un succo limpido di mela 100%. Allora, adesso questo io sono curiosa di provarlo. È vero che fa caldo, però la mia collega Agnese mi ha detto che il succo di mela leggermente scaldato al microonde è fantastico, quindi questa cosa mi incuriosiva tantissimo, quindi la voglio proprio provare. Lo farò tiepido e vediamo come viene. Poi abbiamo appunto il dolcificante di stevia, il Truvia. Ci sono 40 bustine, questo è 0 calorie e va bene. Eritritolo, estratto di foglie di stevia, aromi naturali, quindi è la base. Adesso non so se sia 1 a 3 come la stevia che prendo su Amazon, il barattolone che io utilizzo anche per cucinare, però questo è comodo alla fine anche per il caffè. Poi c'è un ketchup della Calvé che noi utilizziamo praticamente sempre. Una confezione di Buondì Motta con 100% farina integrale con quinoa rossa, fiocchi di avena e semi di girasole. Curiosa anche questi di provarli perché il Buondì non è una merendina che acquisto mai, quindi però in questo formato così integrale mi incuriosisce molto. I cornetti che c'erano l'altra volta, mi sembra, se non ricordo male, c'erano i cornetti e erano veramente molto molto buoni, li ho mangiati tutti io chiaramente, erano con i semi della Bauli. Abbiamo questa bottiglia di aceto di balsamico di Modena di Mazzetti, eccolo qua, gusto leggero, maturato a lungo in botte, perfetto per insalate gourmet e marinature. Io l'aceto di balsamico lo utilizzo, insomma, è un prodotto che utilizzo quotidianamente, nel senso soprattutto se faccio insalate o anche come dice qui, appunto per marinare. Poi c'è questo prodotto che mi stuzzica, che è il sale integrale e zenzero da macinare. E questi prodotti qui con il macinino sono veramente comodi e veramente questo sono curiosa proprio di provarlo. Secondo me, appunto, sul pesce questo sarà fantastico. E poi, eccola qui, nota dolente, il pacco di pasta. Come vedete, si è proprio aperto tutto e quindi una parte di spaghetti si sono spezzati, anche qui si sono un po' spezzati, e sono andati sul fondo e trafilata al bronzo. Sono però veramente molto curiosa di provarla. Mi piace molto anche questa confezione, molto carina, e dietro pure, aspettate che non voglio far cadere tutti gli spaghetti. Come sempre, se non siete iscritti al canale e vi fa piacere, iscrivetevi, e se vi va lasciatemi un like. Se avete qualche curiosità su questi prodotti o se li avete già provati, fatemelo sapere in un commento e ci vediamo prossimamente. Devo fare il video dei prodotti terminati, non l'ho fatto più e nel frattempo mi hanno buttato tutti i prodotti che mi ero messa da parte, quindi ho rimesso un po' per rifare la mia busta e quindi ci sono dei prodotti che volevo farvi vedere, di cui volevo parlare. Appunto, vi lascio il mio feedback e spero di farlo vivamente, appunto in settimana, così prima che finisce la settimana vi pubblico anche quel video. E, in attesa chiaramente di che mi arrivi poi il pacco di luglio di Avon, che come sapete cerco di spedire sempre il primo giorno di campagna. Un saluto a tutti e vi auguro una fantastica settimana. Ciao!